Un sogno nel sogno, l'apertura del decennale Ceneri di guerra, che è stata l'ultima operazione del laboratorio di teatro classico diretto magistralmente da Massimo Santoro, che ha veramente sfondato a Siracusa con l'avallo forte di Sebastiano Aiano e dell'Inda, e la possibilità di approdare all'Aperia. Un sogno nel sogno, perché sin da quando abbiamo cominciato a percorrere l'idea di questa scommessa, quando Alda della Selva, che è il promotore di questi testi meravigliosi, e Massimo Santoro mi hanno proposto al mio arrivo al Liceo Manzoni di contribuire a promuovere questa idea di laboratorietà del teatro classico, che fondesse in uno l'innovazione e la tradizione di una cultura classica mai vetusta, ha portato questo innamoramento culturale a sognare di poter approdare un giorno all'Aperia. Ci siamo riusciti quest'anno in maniera inattesa. Io sento il dovere di ringraziare il direttore Felicori, il dottore Vincenzo Mazzarella, il patrocinio del comune di Caserta, il sindaco Marino e l'assessore alla cultura, che hanno fortemente creduto in questa operazione e che ci hanno consentito di essere qui stasera in questa panoramica culturale che si chiama All'ombra di Flora, che non è prettamente un'operazione scolastica e che ci dà la possibilità di concretizzare quello che l'Inda ci ha affidato come compito di scuola fuoco di Prometeo, che promuovesse la cultura classica nel territorio. Una operazione in cui i docenti restano docenti, i ragazzi rimangono alunni, che parte dalla scuola e rimane nella scuola, ma che riesce a travalicare i confini delle aule scolastiche in una sinergia tra alunni, ex alunni, tra docenti e territorio ed istituzioni, che ben danno l'idea di quanto questa operazione affascini un po' tutti noi e che ci dia e che ci dà la possibilità di profondere ancora energia in questa attività molto complessa, ma a cui teniamo tanto tutti. Questa sera siamo veramente contenti di poter chiudere questa annualità scolastica che tante soddisfazioni ci ha dato. Io sento il dovere di ringraziare Massimo Santoro, che è il direttore del laboratorio di teatro classico e dell'Accademia Franco Carmelo Greco, che raccoglie i più piccolini tutorati dagli ex alunni ormai diventati esperti, Alda della Selva, che è la creatrice dei testi, nonché Titti Farina, Andreina Pascarella per i costumi, il professore Carmine Posillipo per la ricostruzione scenica, Edoardo Del Prete per la parte tecnica, ed Emilio Colucci, che rappresenta, come dire, un po' il nostro nume tutelare, quello che per prima ha creduto in questa sinergia tra il Liceo Manzoni e l'Inda di Siracusa. E questa annualità scolastica che si chiude è solamente l'incipit per quello che sarà il decennale del laboratorio, che da settembre in poi vedrà la celebrazione di questa, come dire, decade che ha visto una crescita costante dei nostri ragazzi, della nostra esperienza e della certezza che la scuola e la cultura distillata con passione e competenze giovani ci diano il frutto maturo di una gioventù che cresce innamorandosi della cultura sempre di più, e credo che questo sia il compito di noi educatori.